compitino da Margherita Anselmi in partecipazione a questo convegno, io ho ricevuto, diciamo, l'invito a parlare di interpretazione e l'invito a parlare della interpretazione dell'opera 111 nel dottor Fausto Stipetoni. E per lungo tempo, devo dire fino all'altro ieri, mi sono chiesto ma come li metto insieme queste due cose. Dopodiché ho capito, a volte, scusate se torno sulla questione, siccome l'autore non si capisce da solo, mi sono reso conto che certe cose le avevo già pensate, le avevo già scritte, ma non le avevo mai messe insieme. E il punto è piuttosto rilevante invece, perché attraverso quell'analisi della rietta opera 111 Thomas Mann arriva a dire una delle cose fondamentali sull'interpretazione di tutto il modernismo, non soltanto tedesco, ma soprattutto tedesco, e di tutta la cultura tedesca del Novecento intorno a quel problema. Quindi mi scuserete se torniamo in ambito un po' mistico, ma è per demisticizzare tutto. Anche forse la dialettica fra quello che abbiamo sentito a proposito di Valente e quello che sentiamo a proposito di Thomas Mann può aiutarci a avere un'idea della ampiezza, della capacità ispirativa dell'opera 111 per la letteratura contemporanea. E direi questo, vabbè, come tutti spero sapete, il Faustus racconta la vita del musicista Adrian Leverkund e lo scopo del narratore, che non è Adrian Leverkund che nel frattempo è già morto ma è un amico, è di narrare la sua storia come storia della ispirazione demoniaca della sua creatività. La critica si è posta molte domande, spesso anche a chi si sia ispirato Thomas Mann per la figura di Adrian Leverkund ci sono state le più varie ipotesi: Mahler, Berg, Wagner, che con Thomas Mann sta sempre bene. Quasi nessuno, anzi forse nessuno, si è accorto che in realtà il sottotesto del Dr. Faustus è un sottotesto palesemente beethoveniano. Potrei darvene molte dimostrazioni, se volete qualche chiarimento da tutto, devo invece dirlo semplicemente così. Beethoven però è presente in molti modi all'interno del romanzo e direi quasi purtroppo del romanzo è rimasta famosa soltanto l'analisi della rietta dell'opera 111 e io mi sono sempre chiesto perché. Perché è un'analisi che Thomas Mann, che nel frattempo si consultava con Adorno, che aveva frequentazione continua con Alma Mahler, che aveva una visione molto più moderna, lei stessa, di come si potesse descrivere la musica a parole, diciamo, elabora una descrizione vecchiotta di stampo romantico di questa opera 111, per cui la mia domanda era: ma perché è così famosa? Tra l'altro, il valore di questa analisi, che è stata ricordata anche in precedenza a proposito della poesia di Valente, il valore di questa analisi è piuttosto nascosto, come sempre di Thomas Mann. Thomas Mann è un diabolico e spericolato giocatore con le capacità di comprensione del suo lettore, ed è così nascosto che se non ci si pongono le domande giuste e soprattutto se non si sanno delle cose a monte, la comprensione di quel testo, di quell'analisi, è praticamente impossibile. Però Thomas Mann, ce lo dice lui nella Genesi del Dr. Faustus, non ha mai lavorato tanto su un capitolo del romanzo quanto su quel capitolo 8 in cui si trova quell'analisi, e non solo quell'analisi, questo è il punto importante. Perché? Anche questo per me era un mistero, perché apparentemente quel capitolo non è altro che una successione di descrizioni abbastanza vecchiotte, come dicevo prima, di questioni musicali ben conosciute alla letteratura su Beethoven, ben conosciute anche alla musicologia dei tempi di Thomas Mann. Di tutto il capitolo, però, in tutto il capitolo Beethoven torna due volte. Dico subito perché questo è importante. Prima devo anticipare però un'altra questione. La vita è quella, dicevo, del compositore Adrian Leverkund, ma il compositore Adrian Leverkund viene descritto dall'infanzia fino alla
agli anni in cui cade in una, uno stato di demenza, nell'infanzia compie esperienze fondamentali. Questi capitoli vengono sempre trascurati dalla critica perché sembrano esteriori, cioè sembra una, così, una elaborazione magnana di uno stile biografico allora già noto. Invece in questi capitoli viene descritta una cosa fondamentale, vengono descritti gli esperimenti del padre Jonathan Leverkusen con alcuni elementi. Sono elementi inerti, sono silicati, sono minerali di varia natura che Jonathan Leverkusen versa in un contenitore, fa reagire e producono delle forme che sembrano forme viventi, sembrano delle braccia, degli arti, dei polipi che si muovono, sono invece soltanto eliotropi. E Leverkusen racconta tutta questa faccenda così: non dimenticherò mai quella visione, il cristallizzatore in cui la scena si mostrava era pieno per tre quarti di un'acqua leggermente vischiosa, silicato di potassio in soluzione, e dal suo fondo sabbioso si sollevava un piccolo e grottesco paesaggio fatto di varie escrescenze colorate, una vegetazione confusa, germogli azzurri, verdi e bruni che ricordavano alghe, funghi, polipi in stato di immobilità, e poi anche muschi, conchiglie, pannocchi, alberelli, orrami di alberi, nonché qua e là degli arti, quanto di più strano sia mai apparso ai miei occhi. Poi dice ancora: si scoprì che quelle piante erano di origine esclusivamente inorganica, ottenute con l'aiuto di sostanze provenienti dalla farmacia ai Beati Apostoli. Prima di versare il silicato di potassio in soluzione, Jonathan aveva sparso diversi cristalli sulla sabbia che ricopriva il fondo del recipiente, si trattava, se non sbaglio, di cromato di potassio e solfato di rame, e da questa semina si era sviluppata per mezzo di un processo fisico denominato pressione osmotica la commiserevole coltura verso cui il tutore cercava subito, con nuova insistenza, di indirizzare la nostra simpatia. Ci mostrano infatti che quei tristi imitatori della vita, lo sottolineo, bramavano la luce, erano, secondo la definizione data dalla biologia, eliotropici. Per convincerci esponeva l'acquario alla luce del sole, avendo cura di oscurarne tre lati, ed ecco che nel giro di pochi attimi la dubbia genia di funghi, tentacoli fallici, alberelli, alghe, arti formate a metà, pendeva a inclinarsi verso quel lato del recipiente di vetro attraverso cui filtrava la luce con un tale struggente desiderio di calore e di gioia da aderire alla parete, restandole saldamente attaccata. È chiaro, da questa descrizione lo capite subito, che Thomas Mann intende descrivere, anzi Zeitblom nel romanzo, intende descrivere Jonathan Leverkusen come una sorta di alchimista, cioè è qualcuno che opera in funzione della creazione della vita della materia inerte, ossia della realizzazione della vita stessa, o almeno dell'illusione della vita stessa. La cosa naturalmente è significativa nell'economia del romanzo, perché il futuro compositore demoniaco Adrian Leverkusen, che per chi non lo sapesse compone per 24 anni opere di genio soltanto perché è in combutta col diavolo e che poi alla fine avrà la sua anima, ha preso fin dalla infanzia della possibilità di operare alchimicamente con la materia. E soprattutto è stato educato dalla stregoneria di suo padre, dalla magia, e quindi il padre stesso si propone come un ideale collaboratore del diavolo, perché, come Thomas Mann sapeva, aveva usato per scrivere il romanzo il Malleus Maleficarum, streghe, stregoni, maghi, eccetera eccetera, sono i principali collaboratori del demonio. Dunque c'è un tema demoniaco già all'inizio della biografia di Adrian Leverkusen, e noi ne veniamo a sapere in questo modo. Per poter diventare però anche lui un autentico servitore del diavolo, Adrian Leverkusen ha bisogno di altre esperienze, e queste arrivano più tardi, quando ormai già un ragazzo, 18 anni, comincia a studiare musica e a frequentare le conferenze di quello che poi diventerà il suo maestro di composizione, un signore che si chiama Wendell Kretschmar, che ha una storia interessante che però qui non possiamo riassumere. Durante queste conferenze Adrian Leverkusen ascolta questa famosa analisi della sonata per la 111 di cui stiamo parlando. Non è però, lo accennavo prima, l'unica occasione in cui Kretschmar parla dell'opera 111, è la prima, non è l'ultima, scusate, parla di Beethoven,
l'analisi dell'opera 111 è la prima volta in cui parla di Beethoven, non è l'ultima. Successivamente parla invece Kretschmar della Missa Solemnis. Kretschmar la prende alla larga, parla delle difficoltà di Beethoven col contrappunto, della composizione del credo della Missa Solemnis, in merito al quale racconta questo aneddoto che vi invito a leggere. Kretschmar ci raccontò una storia da brividi, è stranissima anche se è una storia da brividi, che impresegna un'immagine mostruosa e indelebile della sacra gravità di quella lotta, nonché della personalità di quel creatore toccato dal divino. Sta parlando della lotta di Beethoven con gli spiriti del contrappunto, e come vedete, diciamo, è un gioco che Thomas Mann fa attraverso Zeitblom, parla del creatore toccato dal divino. Avvenne allora, anche il tono biblico è voluto, che un pomeriggio gli amici e seguaci gli facessero visita e appena entrati in casa venissero a conoscenza di terribili novità. Quel giorno stesso, infatti, le due domestiche del maestro se ne erano andate, perché la notte precedente, intorno all'una, si era verificata una scena furiosa che aveva strappato l'intera casa al sonno. Quella sera il padrone aveva lavorato fino a notte fonda al credo con la fuga, e non aveva voluto saperne della cena, la quale era rimasta sul focolare accanto a cui le due aiutanti di casa, che aspettavano invano, sopraffatte dalla natura, si erano infine addormentate. Quando dunque il maestro, tra le 12 e l'una, domandò di poter mangiare, trovò le domestiche che dormivano e le pietanze rinsecchite e carbonizzate, ed esplose in un'ira violentissima senza curarsi affatto della casa immersa nella notte, poiché egli non sentiva le sue stesse urla. «Così non siete state capaci di vegliare un'ora con me?» La citazione biblica è evidente, non per nulla Thomas Mann fa cadere dentro il capitolo naturalmente anche una citazione dell'oratorio Cristo sul Monte degli Olivi, così siamo tutti tranquilli. Beethoven è una specie di santo della musica, Thomas Mann non è scemo, quindi non è che voglia dire questo. Dopodiché però le cose cambiano radicalmente e l'aneddoto che viene raccontato suona effettivamente come un aneddoto grottesco e da brividi al tempo stesso. Anziché mangiare, lavorava nella sua stanza al credo con la fuga. I discepoli che sono fuori, i due che sono andati a fargli visita, restano fuori dalla porta e sentono Beethoven che lavora al credo. I discepoli sentivano attraverso la porta chiusa come lavorava. Il sordo cantava, piangeva e scalpitava su quel credo. Era così spaventoso e commovente che chi lo ascoltava di là dall'uscio sentiva il sangue gelarsi nelle vene. Quando costoro però in profonda soggezione si apprestavano ad andare via, la porta si aprì all'improvviso e apparve Beethoven inquadrato dalla cornice della soglia. Che aspetto aveva? Un aspetto tremendo, gli abiti sgualciti, i lineamenti del viso così stravolti da mettere paura, gli occhi come in ascolto ma colmi di un'espressione folle e assente. Li guardava dando l'idea di essere uscito da una lotta per la vita o per la morte contro tutti gli spiriti ostili del contrappunto. A cosa allude questo aneddoto? Letto così, uno si domanda perché dovrebbe essere una storia da brividi, anzi quasi una storia ridicola, anche perché poi dopo insomma questi due allievi dicono vabbè, Beethoven vieni con noi, ti diamo da mangiare, lo portano a mangiare, lui diventa un po' contento e la cosa finisce lì. In realtà il brivido è sottinteso, ed è sottinteso a chi conosce il Faustbuch, cioè la prima narrazione della storia di Johannes Faust, nel libretto popolare del 1584 che per primo contiene quella storia. E allora nel capitolo 68, che è il capitolo sulla morte di Faust, la situazione che viene descritta è la stessa. Faust ha convocato i suoi studenti, ha confessato di essere in combutta col diavolo, sa che quel giorno il diavolo verrà a prenderlo, si chiude nella sua stanza, gli studenti restano fuori e ascoltano quello che avviene all'interno. E accade questo. Tra le 12 e l'una di notte accade che un vento tremendo si mise a soffiare contro la casa, sferzandola da ogni parte come se la volesse distruggere fino alle fondamenta e raderla al suolo. Gli studenti cominciarono allora ad avere paura, saltarono fuori dai loro letti e cominciarono a farsi coraggio vicendevolmente, senza però uscire dalla camera. L'oste, badate, l'oste è colui che dà da mangiare a Faust, come le due domestiche della casa in cui si trova Beethoven hanno abbandonato la piazza sentendolo, insomma, non potendolo più sopportare nelle sue stranezze, così l'oste e la sua famiglia se ne vanno in un'altra casa e gli studenti vicini alla camera in cui si trovava il dottor Faust restano lì
ad ascoltare. Essi udirono orrendi fischi e sibili come se la casa fosse piena di servi, viperi ed altri rettili pericolosi. Nel frattempo la porta della stanza del dottor Faust si aprì e si udirono le sue invocazioni di aiuto con voce soffocata. Ben presto non lo si udì più. La lotta di Beethoven con gli spiriti del contrappunto, così li chiama Thomas Mann, è resa in analogia a questa lotta di, del dottor Faust con i diavoli. Guardate, se andate a vedere l'edizione critica, e questo devo dire era una trappola di Thomas Mann in cui c'ero cascato anch'io, in realtà il riferimento alla divinità dell'ispirazione di Beethoven ti fa pensare che questa sia una lotta con l'angelo, cioè che la lotta contro gli spiriti del contrappunto sia una lotta con l'angelo. In realtà, se lo leggete sullo sfondo di questa pagina della storia del dottor Faust, è chiaramente una lotta col diavolo. E l'ambiguità è motivata da ragioni piuttosto profonde che ci avvicinano un pochino a quello che vorrei dirvi. Insomma, Beethoven è genio divino, ma anche genio faustiano e demoniaco. E che cosa fa il genio faustiano? Non può che comportarsi da mago e negromante come Johannes Faust. E allora, date queste premesse, ricordate, Adrian Leverkühn, che da giovane assiste agli esperimenti alchemici del padre, o apparentemente alchemici del padre, c'è anche una goccia che mangia, insomma, cose varie. Aneddoti su Beethoven, a questo punto possiamo parlare, e sull'ispirazione divino-demoniaca di Beethoven, a questo punto possiamo parlare dell'analisi dell'opera 111. È chiaro che tutto converge verso l'accumulazione nella coscienza di Adrian Leverkühn di una possibilità, della possibilità di creare in combutta col diavolo. Come il padre faceva i suoi esperimenti demoniaci, così Beethoven scrive il credo della Missa Solemnis e non solo, in nome di un'ispirazione che è demoniaca, che non è divina, o che non è solo divina. L'analisi dell'opera 111 ha varie fasi. Kretschmar introduce il tema della conferenza, che in realtà è perché Beethoven non ha scritto il terzo tempo della sonata opera 111. Poi racconta, sempre Kretschmar nel romanzo, del dialogo in cui Beethoven spiega al suo famulus Schindler di non aver avuto tempo perché insomma, secondo tempo gli era durato un po' più a lungo, e Kretschmar nella sua analisi dà del cretino a Schindler, che ci ha creduto, che l'ha addirittura tramandato nella biografia di Beethoven questo aneddoto, la qualcosa ha implicazioni molto importanti per il romanzo su cui non vi posso intrattenere, ma poi Kretschmar, dopo aver fatto questa osservazione su Schindler, si inoltra nell'analisi della sonata e soprattutto si inoltra in una spiegazione molto adorniana, proprio ispirata da Adorno, del terzo tempo della sonata di Beethoven, dopodiché attacca il maestoso allegro con brio appassionato, accompagnandolo con degli zoom zoom bum bum con cui marca gli accenti del primo tempo, e poi attacca l'adagio molto semplice e cantabile. A questo punto gli interventi di Kretschmar si alternano alle considerazioni di Zeitblom, che fa da narratore ingenuo, il quale naturalmente rimane incantato dalla sonata e dall'esecuzione della sonata. E infine Zeitblom dice questo: il tema della lieta, destinato ad avventure e esperienze per le quali nella sua idilliaca innocenza non sembra affatto essere nato, si annuncia subito e si sviluppa per 16 battute riducibili a motivo che appare alla fine della prima metà simile a un breve richiamo pieno di sentimento. È un motivo di tre sole note, una croma, una semicroma e una seminina puntata, scandite come le parole blu del cielo, oppure mal d'amore, anche dire addio. Vedete la banalità, voluta banalità delle traduzioni fonetiche di Beethoven, che Schoenberg naturalmente di sentito disse sono pure sbagliate, non è così. Oppure ancora un bel Dio, infine Wiesengrund in omaggio ad Adorno, e questo è tutto. Quel che accade in seguito a questo dolce enunciato, a questo tema quieto e malinconico nello sviluppo ritmico, armonico e contrappuntistico a cui il suo maestro lo consacra e lo condanna, in quelle notti e in quei supremi chiarori entro cui lo precipita e lo innalza,
in quelle sfere cristalline, cioè trasparenti, in cui gelo e ardore, pace ed estasi sono una sola identica cosa, tutto ciò si potrà dire prolisso o anche strano, singolare o eccessivamente grandioso, ma in tal modo non si riuscirà a definirlo, poiché esso è in senso vero e proprio indefinibile. Allora, questa descrizione, come dicevo, risulta piuttosto inconsistente, cioè noi non sappiamo, non apprendiamo nulla dell'opera 111 più di quello che già non sappiamo. E diciamo, la fatica che Thomas Mann ha fatto per scrivere queste pagine resta abbastanza incomprensibile. Soltanto che la fatica sta nel nascondere quello che è essenziale in questa descrizione e che sta proprio in queste parole attribuite a Zeitlund di ciò che abbiamo letto. Basti pensare che poco prima di iniziare a scrivere il Faustus, Thomas Mann aveva parlato in una conferenza sulla montagna magica tenuta all'Università di Princeton così del protagonista di quel romanzo del 1924, Hans Castorp, e ne aveva parlato in questi termini. Scusate, ho fatto un errore. Il giovane Hans Castorp, ho scritto un po' di fretta, è un eroe semplice, bravo rampollo di buona famiglia, hamburghese e mediocre ingegnere. Nel febbrile ermetismo della montagna magica, però, questo semplice materiale sperimenta un accrescimento che lo rende capace di avventure morali, spirituali e sensuali, di cui nel mondo, che viene sempre definito ironicamente come terre basse, non avrebbe mai neppure potuto sognare. Adesso guardate la coincidenza. La rietta, se ricordate, è un materiale semplice, una cellula melodica che però conosce avventure straordinarie. Quello che dice Zeitlund qui non sono idee sue, Zeitlund non può avere idee sue sulla musica, sono idee di Kretschmar che invece si esprime in questo modo. Dopodiché Kretschmar passò a parlare della sonata in do minore, che si deve intendere come un'opera in sé conchiusa, composta da una mente ordinata e tuttavia non certo facile, tale anzi da aver rappresentato uno spinoso problema estetico per la critica del suo tempo e per gli stessi amici. Del resto, disse, essi null'altro avrebbero saputo vedere che una degenerazione di tendenze da sempre presenti, un eccesso di rovelli e speculazioni, un sovrappiù di meticolosità e scienza musicale, talvolta applicate a un materiale semplice, materiale semplice come il tema della rietta, con variazioni nel grandioso movimento che costituisce la seconda parte di questa sonata, e al modo stesso in cui il tema di questo movimento attraversa 100 destini, 100 mondi di contrasti ritmici, cresce al di là di se stesso. Sono quasi le stesse parole che ha usato per Hans Castorp nella conferenza sulla montagna magica, conosce un processo di potenziamento, di superamento di sé che lo porta a compiere avventure di cui mai avrebbe potuto sognare. Infine si perde in altezze vertiginose che si potrebbero definire ultramondane astratte, a quello stesso modo l'arte di Beethoven era cresciuta al di là di se stessa. Allora, le due cose stanno insieme. È chiaro che l'allusione di Thomas Mann è a una procedura creativa che lui ha utilizzato per la realizzazione della figura di Hans Castorp e che Beethoven ha utilizzato quasi allo stesso identico modo, un materiale semplice reso capace di avventure impensabili nella costruzione della arietta opera 111. Solo che il problema è che Hans Castorp evidentemente è un essere umano, un essere vivente, mentre il tema della rietta, questo è il punto, è materia inerte, resa viva e vivente dalla composizione che al pari dell'opera dello scienziato stregone Jonathan Leverkühn dà vita alla materia inerte. Cioè l'opera del musicista, e questo è quello che Arjen Leverkühn apprende dalla conferenza di Kretschmar, ha il suo lato diabolico, o per meglio dire demoniaco, poi vi dico subito perché è meglio dire demoniaco, in questo crea realtà vive, le avventure dell'arietta, da ciò che vita non ha. Sono esseri ibridi
che alla loro che in questa loro natura confusa, viva e morta allo stesso tempo, mostrano propriamente la loro appartenenza alla sfera del demoniaco. Del resto, sul demoniaco, Thomas Mann aveva letto, ed è stata credo la più importante scoperta sul Dr. Faustus degli ultimi 10 anni, il saggio del teologo Paul Tillich, importantissimo teologo protestante, che scrive questo saggio, Il demoniaco, in cui per esempio leggete cose come queste. Esiste una realtà positiva opposta alla forma, la quale è pur tuttavia capace di introdursi in una forma artistica. Non esiste solo la mancanza di forma, esiste pure la forma di ciò che si oppone alla forma. E non esiste solo il meno positivo, esiste anche ciò che si oppone al positivo. La forma pervasiva che unisce in sé un elemento figurativo e uno teso a distruggere la figura, un elemento opposto alla positività e uno positivo, la negazione della forma che crea forma. Questa è per Paul Tillich la definizione del demoniaco, cioè, lo dico in poche parole, il demoniaco è ciò che non ha un'identità unicamente oscura e certamente nemmeno unicamente luminosa. Il demoniaco è ciò che sta fra la luce e l'ombra, è ciò che sta fra la creazione e la distruzione, è ciò che ha in sé le potenzialità della realizzazione e della cancellazione. Quindi il demoniaco è figura ibrida, restituita nella realtà da altrettante figure ibride. Ci sono alcuni misteri del Dottor Faustus, per chi l'ha letto. Vi ricordate che a un certo punto Alan Leverkun delira e sogna di essere l'amante della sirenetta? Che c'entra la sirenetta di Andersen come amante del compositore demoniaco? C'entra perché Tillich dice che il demoniaco è espresso nella storia dell'arte di tutti i paesi del mondo proprio da figure ibride che hanno natura umana e natura subumana, perché questa è la natura del demoniaco, quella di creare grandiosi ibridi. E la conclusione di Tillich è che in realtà nessuna opera dell'uomo, nessuna realtà storica, nulla che noi possiamo fare possiede natura che non sia demoniaca. Ogni realizzazione dell'uomo è demoniaca, e dunque ogni composizione, ogni creazione dell'uomo è demoniaca, e dunque dentro ogni creazione del genio, dentro ogni creazione divina, deve esserci un elemento distruttivo che minaccia l'elemento divino creativo. Cioè, dice in altri termini, in termini più teologici, Tillich, il divino è chiaramente creazione assoluta, no? Dio dice luce sia e la luce è. Il demoniaco è naturale, anzi scusate, il principio opposto che non è il demoniaco è il satanico. Il satanico è distruzione assoluta. L'uomo non può avere accesso né alla capacità di creazione assoluta di Dio, né naturalmente alla capacità di distruzione assoluta di Satana. In mezzo vive l'uomo ed è il mezzo della dimensione propriamente demoniaca, che quindi può diventare diabolica. E questa è la cosa importante per Thomas Mann, che deve scrivere una storia faustiana. Può diventare diabolica laddove le forze della creazione si attenuano eccessivamente, ma sfiora il divino sulla stessa base distruttiva, perché l'uomo non può creare nulla che sia puramente frutto di creazione. Dunque in ogni realizzazione dell'uomo, e quindi anche nella più sublime opera del genio, esiste questo elemento decreativo, distruttivo, che la rende possibile. Se non ci fosse quello, non ci sarebbe creatività umana, ovvero creatività demoniaca. Dunque Faust, come voleva anche il Faustbuch, è un uomo come tutti gli altri, ma un uomo come tutti gli altri perché è un creatore. E allora ci avviciniamo al tema di questo convegno. Se il demoniaco è per Tillich come per Mann ciò che emerge dal comporsi insieme in una sola creazione
di realtà vive e morte, di forma in forma, di umano e non umano, questo è anche esattamente ciò che secondo Kretschmer Beethoven ha fatto con il tema dell'arietta. Gli ha dato una vita, lo ha potenziato alchemicamente e lanciandolo nelle sue avventure melodiche, ritmiche e armoniche, lo ha reso umano, lo ha reso vivo. L'umanizzazione del non umano, del subumano, è l'opera magica e demoniaca, stregonesca, se volete, del compositore. Però, appunto, in nome dell'interpretazione, quello che dobbiamo chiederci è qual è la posizione dell'interprete rispetto a una composizione così concepita. Prendiamo, ad esempio, ciò che fa Kretschmer con la sonata opera 111. Prima ne chiarisce il significato generale in relazione alla sua all'opera di Beethoven, al suo tempo, eccetera. Poi la esegue. Quindi si sprofonda in questa dimensione magica eseguendola e in tal modo ricreandola. A questo punto non c'è più alcuna distanza fra interprete e compositore. Kretschmer esegue, ricrea e quindi partecipa anche lui al demonismo della composizione. In verità, mentre esegue, Kretschmer, l'ho accennato anche prima, parla anche mentre esegue, però, e dice Zeitblom, non era facile distinguere suono e parole, sono diventate tutt'uno. L'interprete ha sacrificato la distanza per l'unificazione con l'opera e con la natura demoniaca umana, non umana, creativo-destruttiva dell'opera stessa. Questo è un pezzetto della esecuzione della sonata da parte di Kretschmer. Vi prego di sentire come qui, i trattini sono puntini di sospensione, la melodia sia sopraffatta dal peso degli accordi, diventa statica, monotona, due volte, tre volte di seguito in re, sono gli accordi a permetterlo, din, da da, e adesso vi prego, prestate attenzione a quello che succede qui, era straordinariamente difficile prestare ascolto nel medesimo tempo alle sue grida e alla musica intricatissima cui le mescolava. Cioè, questo è il segno nel romanzo della perfetta identificazione dell'interprete con l'opera e dunque con l'assenza di distanza tra la natura creativo-demoniaca del compositore e la natura creativa-demoniaca che adesso l'interprete inevitabilmente deve assumere su di sé. Per questo io sono per le descrizioni oggettive di ciò che fa l'interprete, ma diciamo ancora un'altra cosa. Solo dopo aver eseguito, Kretschmer risale, per così dire, alla luce. E allora chiude la sua interpretazione dell'oscurità che ha conosciuto del demoniaco e che ha vissuto da esecutore. L'avete sentita prima e non c'è bisogno che io la ripeto, dico solo un pezzettino, un terzo movimento, un nuovo inizio dopo un addio come quello e poi tutto quello che si è letto perché evidentemente aveva colpito anche Valente. L'interprete, insomma, soltanto dopo aver conosciuto lo sprofondamento nella realtà demoniaca, cala la misura della razionalità cui dà voce per, uso questa parola che in questo contesto forse vi apparirà oscura, per redimere il demoniaco nella creazione del genio. Rende la creazione luminosa, trasparente, cerca di assolutizzare in essa la sua natura divino-creativa. Strappa, insomma, attraverso la razionalità interpretante, la creazione all'abisso, così lo chiama Tillich, che la rende possibile e al tempo stesso però la minaccia. Spero che non vi sembri astratto quello che sto dicendo, Mann configura questa sua visione dell'interpretazione su un altro tipo di azione interpretativa che conosce bene, che è l'opera della psicanalisi. Anche lo psicanalista scrive nel discorso sulla posizione di Freud nella storia dello spirito moderno, che era del 29, ha a che fare con l'oscurità distruttiva dell'irrazionale, con la sfera dell'istinto, della pulsione, ma pur avendo compreso quale sia la forza di queste forze dell'anima sullo spirito, non rinuncia a contrastare il loro potere per mezzo dello spirito stesso. Adesso dovrei fare un lungo discorso sul fatto che Thomas Mann condivide, insomma, la visione paolina che ha preso da Scherer della
della tripartizione della realtà umana, corpo, anima, ma anche spirito, e cioè intelletto, e che conseguentemente si gioca queste tre dimensioni come tre dimensioni nella quale l'intelletto funge da strumento organizzatore, da strumento regolatore. E scrive così Thomas Mann: la voce dell'intelletto, cioè dello spirito, è bassa, ma non riposa fino a che qualcuno l'ascolta. L'obiettivo della psicanalisi, dice, è un nuovo ordine di vita, ottenuto con lo sforzo basato su libertà e sicurezza che derivano dalla conoscenza di sé. Si occupa della notte, del sogno, degli impulsi, del preconscio, ma non è per nulla uno strumento oscurantista, fanatico, nostalgico del passato. Anche allora questo è il compito di ogni interprete. È quello di, come dicevo prima, di calare la misura della ragione nell'abisso sempre minaccioso e sempre al contempo creativo e produttivo. Deve combinare il razionale con l'irrazionale, con l'oscuro, con l'inconscio. Per questo la nostra cultura e la nostra stessa vita, se vogliono dare in essa allo spirito il posto che è suo, non possono rinunciare a quei modesti esploratori della profondità che sono gli interpreti. E questo, come dicevo, è uno dei grandi temi del modernismo, non solo in Germania. Si tratta per molti suoi autori di scavare nella razionalità dell'irrazionale, nella potenzialità. Io ho sempre un esempio molto bello su questo, non so se conoscete le prime righe di Al muro del tempo di Ernst Jünger, che dice così: nessuno di noi che abbia un minimo di cervello crede seriamente nel potere degli astri. Tuttavia, se ci capita un oroscopo, tuttavia, primo, nessuno di noi ignora sotto quale segno zodiacale sia nato. E se ci capita di buttare un occhio su un oroscopo, non possiamo fare a meno di dargli un'occhiata. Da questo punto di partenza così brillante, Jünger deriva tutta una serie di considerazioni intelligentissime sulla volontà dell'uomo di ancorare il tempo a unità stabili come possono essere i tempi degli astri, alla staticità delle stelle, eccetera, eccetera. Tutte cose meravigliose, quello è il libro secondo me più bello di Ernst Jünger, se vi capita leggetelo. Ma è precisamente questa l'opera che compie l'interprete del modernismo. Legge irrazionale dell'irrazionale, sottrae l'irrazionale alla potenzialità distruttiva satanica per consegnarlo a una dimensione demoniaco-umana nel quale la razionalità rappresenta la forza dello spirito divino creativo che quella irrazionalità oscura redime. E con ciò avrei finito, grazie.